Bentrovati, bentrovati a questo nuovo appuntamento con gli speciali della Bnews, della serie A volte ritornano, possiamo dire così, è tornato a Benevento a da Nizza un musicista, fotografo, chi più ne ha più ne mette insomma, produttore, produttore, produttore Claudio Citarella, ben tornato a casa possiamo Grazie. dire, anche se ormai è casa tua è Nizza. Beh, diciamo che non vivo più a Benevento da 33 anni, quindi però insomma sempre, sono sempre Benevento. Benevento, il perché... sangue beneventano, sì, insomma sì, ogni sì. tanto insomma, attira, no? Eh sì. Allora tu eh, nasci come musicista prima di tutto, poi sì. cioè, ti appassioni, ti innamori anche della fotografia, poi ci arriviamo pian piano e quindi la musica ti porta fuori dal territorio beneventano, però prima nasci proprio qui. Andiamo un po' indietro nel tempo, 33 anni fa? Sì, io 18 anni, cioè 33 anni fa, sono andato via. Però già prima, in tutta la mia adolescenza, ho avuto È una nato fase, un gruppo sì, Beneventano. C'erano c'erano diversi, c'erano almeno tre gruppi della scena degli anni Ottanta, così nel Beneventano, insomma, dei tre gruppi che si sono fatti un po' conoscere per l'originalità dietro c'era la mano di Nazareno Orlando Nazareno quindi. Orlando amico anche eh, di Lab TV. e Nazareno insomma curava anche un po' la comunicazione, l'immagine del gruppo la giusto? comunicazione e l'immagine, l'immagine faceva un po' da, da, produttore, da produttore, da manager anche da manager. Che ci procurava le serate questo gruppo come si chiamava? Allora, c'era un gruppo che si chiamava erano i Paranoia, i Paranoia, dove nella prima io ero, pi, ero più piccolo. Quindi nella prima formazione io non c'ero, uh -huh. erano dei, degli amici che avevano comunque almeno tre anni più di me. Infatti, io entro in questa formazione nella seconda formazione avevo 14 anni. Ah, ecco, questa Ci è la un po'. Ci sono un po' di immagini, questa era la copertina. La copertina del 45 è stato fatto nell'86. Ci sono state tre formazioni diverse di, di questo gruppo e, e nello stesso periodo c'erano altri gruppi, c'erano gli Zoda Party, che era un gruppo dove c'era Vanni Miele, no, un altro Sabatini, amico di Lab che abbiamo ospitato, lo conosciamo. Enzo molto Pellegrini, bene. poi c'erano i Radex, con cui gli elementi si, tra i Paranoia e i Radex si scambiavano. C'era Alfredo Pastro che era il bassista dei Paranoia, poi passare di là, io passavo di qua, a quell'epoca scambia... era, era così. Che tipo di musica si faceva? Noi eravamo, facevamo rock, ma con tendenze dark, new wave, erano i primi anni Ottanta, tutta la musica post-punk, c'era questa corrente nuova, new wave appunto. Eravate seguiti era... a Benevento? Sì, cioè molto, era molto un seguito... eravamo molto seguiti, mo... eh, poi era un gruppo abbastanza originale, poi se, sempre insomma una... all'epoca eh, eravamo anche abbastanza innovativi, grazie a Giuseppe Adarola che era il leader... Di questo gruppo era la mente, scriveva i testi eh. e, e proprio oggi. Eh, ecco, oggi che cosa succede? Dopo 30 anni? Dopo, <ride> cioè, sì, dopo 30 meno. anni più o meno, eh, praticamente questo 45 giri che è diventato un 45 giri di culto, perché eh, ho visto su internet i prezzi proibitivi venduto a 100 euro addirittura. Sì perché erano, cioè sono sono decimali veramente da... Tantissime copie. Poi ho visto che dal, dal Canada, dalla Spagna c'era tantissima gente interessata e pubblicavano questo brano. Quindi alla fine abbiamo deciso con i ragazzi che oggi Stefano fa farmacista, Giuseppe fa l'architetto, tranne io ed Enrico siamo... Continuano a fare musicisti mh, per Sergio vuole fare. Insomma, allora abbiamo deciso, facciamolo uscire con un'etichetta. Io, un'etichetta, insomma, l'abbiamo fatto uscire in tutti gli store, in tutto il mondo. Quindi da oggi è disponibile su Spotify, Deezer, Google Music, Napster, Amazon. Quindi gli amanti dei paranoia di una volta. io gli amanti, anche i curiosi per curiosi. le nuove generazioni appunto che non hanno vissuto collezionisti, ecco. Chi... Sì, per chi non ha vissuto quel periodo bellissimo, o per chi non l'avesse vissuto, insomma, comunque. Oggi poi, insomma, si può trovare si su si tutte le piattaforme. Perché c'è un ritorno agli anni Ottanta, sia nelle sì. mode proprio, ma anche nella musica. C'è molto sì, ritorno. Sì, ma no? cioè... infatti le sonorità che ascolto eh, sono proprio degli anni Ottanta. Tutti quei suoni di sintetizzatori il sintetizzatore, il eh, noise gate, compressori. C'è un grande ritorno agli anni Ottanta, proprio nelle sonorità. Ah, bello, poi poi la musica sono sempre corsi e ricorsi. Certo, eh. sì, si reinventa sempre, sì. si va a riprendere qualcosa del passato, dagli anni 70 agli anni 80. Questo è il momento degli anni 80-90. Sì, un eh, no, Il 45 è uscito nell'86, dopodiché il gruppo si è sciolto, ognuno ha preso sai, chi, chi fin, all'università, chi iniziava l'università Io poi nell'89 sono andato via al Benevento, appunto, 18 si anni che io non sapevo 14-15 anni. Gli altri erano già Il più ragazzino. grandi. Eh sì, no, quindi è iniziato veramente prestissimo. Però poi la tua carriera è stata insomma, è lunghissima, è veramente un bagaglio enorme di, di esperienze, di persone, di incontri. E, sì. Insomma, tanti personaggi con cui sì. hai collaborato, tanti sì, sì, musicisti sì. del panorama internazionale, neanche Robetta. Sì, del panorama internazionale, perché ho la fortuna di parlare inglese, francese, insomma, ho iniziato a parlare le lingue e quindi ho avuto la fortuna di incontrare tante persone, a 18 anni sono andato via con la scusa dell'università perché poi mi sono laureato in sociologia ad Urbino quindi sono andato via. e Rimini a quell'epoca era una fonte, insomma, non c'erano ancora locali dove si suonava, era... Un po' la patria degli studi di registrazione. Sì. Gli studi di registrazione più importanti erano gli Event Studio, Gangnam Studio, erano tutti, no, i primi. tutti i e quindi è stata un'esperienza un anche lì di lavoro. Facevo lo studente universitario, ma in realtà la musica era anche. Segnavo, lavoravo, era, lavoravo a tutti gli effetti, insomma, poi anche vari incontri. incontri L'incontro è arrivati. quello proprio che ti ha cambiato la vita. L'incontro che mi ha cambiato la vita, nel senso che mi ha permesso poi di vivere di musica, è stato quello con Anthony Calliga che è un mio amico con cui dopo 30 anni ancora suoniamo insieme a volte così quando avevamo 18 anni ci siamo incontrati a Rimini e per diversi anni, per tantissimi anni abbiamo suonato insieme e questo ci ha portato a suonare un po' dappertutto, in tutta Italia ma in Francia, in Spagna, in Svezia siamo, siamo andati in giro per il mondo e attualmente tutti e due risiediamo a Rimini Ancora, cioè non suoniamo più come prima, ma ancora come Mi collaboriamo rivedete per Suoniamo, insomma, c'è una grande amicizia. Mi ha raccontato anche di un altro incontro bello particolare, era stato con Gianni Morandi, amatissimo, ovviamente. Insomma, uno dei cantanti del panorama italiano, più amati da diverse generazioni, sì, anche lì. Bella nel 1996 c'è stata questa collaborazione con Morandi ma è stata una collaborazione un po' io ero amico di Vinni Coraiu che era un batterista di, di, di tutti uno dei più grandi batteristi del mondo ho avuto questa fortuna tramite un'amica ho conosciuto questo batterista Vinni l'Aiuta, che ho portato anche qua a Benevento è venuto più di una volta e, niente, la produzione di Morandi, Mauro Malavasi in quel caso chiamò Vinni alla batteria chiedendo anche di portare un bassista per la registrazione del disco e Vini dice beh, il bassista in Italia ce l'ho e quindi la produzione sì, Vini era già un un conosso insomma diciamo fermato in tutto eh. il mondo aveva suonato con Frank Zappa con Sting con Gino Vannelli con Steely Dan Mick Jagger con tutti mamma Madonna eh. mamma santissima quindi <ride> però il suo Buona ragazzino una garanzia però Dai. sì eh, quindi ragazzino di 25 anni e questi la produzione si trovava un suo ragazzino allora. eri tu però Insomma, per il mio lavoro. Si sono fidati e hanno fatto sì, bene. E' vero che poi Vini è ripartito dopo la registrazione del disco. E Morandi in persona mi ha chiamato, io credevo anche fosse uno scherzo. Ciao, Claudio, sono Gianni. Io pensavo fosse un amico. <ride> vabbè. E alla fine, dopo, insomma, ci siamo rivisti per girare un video. Poi abbiamo fatto un tour, di, un tour promozionale. E vabbè, poi da lì sono nate tante. Tante cose. Con Morandi ho avuto una visibilità a livello nazionale italiano abbastanza importante, anche la collaborazione, soprattutto la collaborazione con Vini, e poi da lì sono nate tante altre cose. Tante, tante cose. Eh, hai scritto anche le musiche di un noto spot, di un mobilificio, diciamo il più amato dagli italiani. Eh, non, non si può dire il no. nome? Eh vabbè, eh, diciamo, vabbè, di solito cioè, non si fa. Nel 2005 mi occupo Però... delle produzioni, nel 2005 non c'era il testimonial, quindi c'era una grande... Un... Avevamo deciso di dare una grande importanza alla musica nel 2005. Poi, pian piano, siamo andati avanti, scegliendo all'inizio dei brani famosi di compositori famosi, di cui io mi occupavo, appunto, l'arrangiamento, e della riproduzione, eccetera. E poi, eh, fino ad ora, l'ultimo brano che abbiamo fatto, che è già in giro da un paio d'anni, è un brano composto con Pino Presti. Pino Presti è bassista io non so perché io sempre a che fare con Bassisti nella mia vita Bassista chiama Bassista, come, è una calamità sì, è strano <ride> e, con Pino Presti Pino Presti era il produttore e l'arrangiatore di Mina tutti gli ultimi, gli ultimi anni 70 di Mina, di Mina sono stati prodotti da, da Pino Pressi, arrangiatore dei, dei più grandi successi da grande 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 all'importante fine quindi con Pino Pressi abbiamo fatto le musiche che attualmente sono in questo Accompagno spot del... sì. vabbè, la scavolina sì. lo diciamo, no, tanto meglio, è... no, no. l'abbiamo detto. <ride> questa è Ella dei bambini. Ecco, un, un po' di foto di Gaudi, un mio amico collaboratore con cui abbiamo tanti progetti. No, Scorrevano le foto di sarebbe... eh, Ecco, sì. questa è una foto che ho fatto di Chuck Berry, è stato un mio mito. Questa è una foto che hai fatto tu però, sì. e quindi torniamo un po' all'amore della fotografia, perché c'è la musica ma anche l'arte della fotografia. Che eh sì. nasce anche questa? Nuova, nasce così mio padre mi regalò, uno, mi regalò una Leica, una Leica completamente manuale, io così tra un concerto e l'altro iniziai a fare foto da Umbria Jazz. In, in tutti i festival, anche poi dopo dove mi sono inserito. Quindi, nel backstage praticamente facevi un po' di, in, di foto. Sono sempre stato appassionato di foto, ma non di foto, di paesaggi. Che... Ho fatto qualcosa, qualche foto pubblicità. Foto di, di di palco. Ma foto di palco, <ride> insomma, fornivo foto anche a libri musicali, a giornali musicali. Questo è Clark Terry, insomma, un grandissimo trombettista. Eh, che, che purtroppo non c'è più, insomma ho conosciuto tantissimi amici. quanti fa. personaggi senti tu, quindi dicevamo, vivi a Nizza sì. Nizza che è stata anche purtroppo teatro di uno degli attentati più proprio brutti, tremendi negli sì. ultimi anni ricordi quel giorno? Vanni eh, so. non sì. ci sta bene evitando e eh, lo conosciamo Vanni al... e questo è Vinni, Vinni con l'aiuto il batterista di ah Vittoria. che dicevi che ecco, ti ha diciamo, aperto la sempre strada sempre Vinni quindi dicevamo di Nizza praticamente. Beh io in quel questa cosa è successa proprio sotto casa mia, cioè sulla promenade sanglè, <ride> ma io in quel frangente non ero a Nizza, ero a Montreux, perché questa cosa è successa il 14 luglio, che è festa nazionale in Francia, sì. la presa della bassia, e io ero impegnato a suonare al, al festival di, di Montreux. Uh, e quindi questa cosa è successa in contemporanea. Cioè, proprio mentre io stavo suonando, che avevo il telefono lì e avevo centinaia di messaggi che, che arrivavano. Bello. Perché i miei amici chiedevano Cioè, pensavano che io tutto fossi okay, a amici. Tu come certo. stai? Mentre io invece ero a Montrone. Io mia a mia volta bello. mandavo messaggi e i miei amici iniziano. Effano un'esperienza, una cosa un po' brutta un da vivere. Brutta. Anche. se ero... Poi questa cosa è successa proprio in un momento bellissimo, cioè, quindi c'era. Ero palco molto un contrasto forte. enorme. C'era un momento bellissimo sul palco perché stavamo facendo una jam con i musicisti di Carlo Santana, cioè con Andy Vargas, l'altro cantante Tony, eh, il tastierista, quindi c'era un momento di felicità estrema sul palco e io nello stesso momento vivevo questa tragedia eh, con questi messaggi ne che arrivavano, quindi sono una cosa... Strana. Po Devastante po immagino a livello emotivo. C'è anche una comunità molto nutrita di beneventani a Nizza. Sì, come sì, è? Sì, Rapporto... sì, 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 sì. Ma anche perché nel, 90, insomma, nel 95 andammo a Nizza eh, per uno showcase per il midem, perché all'epoca, anche ora, il mercato eh, musicale, il discografico internazionale, si svolge a Cannes uh -huh. e andammo lì una settimana tutta pagata dalla produzione per fare uno showcase, esibirci. E incontrai dei produttori, eccetera, eccetera. Andiamo lì per una settimana, poi io personalmente ci, rim ci rimasi un anno, <ride> gli altri invece sono proprio rimasti, rimasti. lì. E poi Io poi dopo ho sempre mantenuto i rapporti con Nizza, poi sono ritornato definitivamente a Nizza nel 2005. Claudio allora il progetto sta, insomma, diciamo è quasi nato ci sarà un altro progetto importante legato a Meduse che è il libro uh, di Nazareno Orlando sì. che lo, lo vogliamo ricordare farai un cd allegato a questo, questo progetto, progetto? questo progetto con, con Nazareno c'è una collaborazione con Nazareno e Vanni c'è una musica sempre, una ecco, collaborazione che va avanti da anni quindi ogni volta che, che Nazareno attendiamo anche questo lavoro poi magari ci lo venite a presentare ogni volta che Nazareno insieme. fa un libro c'è cioè Vanni che fa delle musiche realizza delle musiche bellissime il problema è che io e Vanni Insieme eh, siamo pericolosi perché poi lui ha un'idea, io invece di bocciargli le idee gliele amplifico e viceversa. Siete di continuo. esplosivi, tutti e due. Allora, insomma... Avevamo un disco che era quasi finito e invece abbiamo iniziato a inserire collaborazioni, nomi internazionali: da, da Peter Godwin, che era il cantante dei Metro, cantante inglese, a George Wadenius, chitarrista dei Bloods, Sweet and Tears, Penny Mac, una flautista. Inglese, insomma. Mia. Con cioè, Vanni un... eh, ci dobbiamo contenere. F un certo Ma come si fa a contenere basta. gli artisti? Non si può. Non si <ride> può. Abbiamo già fatto de dei progetti in passato, Glassé, sempre legato un, ad un libro di, di Nazareno. E anche lì la stessa cosa. Abbiamo È iniziato a contattare eh. Shirley Bani Fuori. Abbiamo iniziato a fare un, un brano, Manu Real Sax. Addirittura Don Moye Don Moyer è un batterista degli Art Ensemble Chicago, un batterista americano che gentilmente ci ha concesso un brano che poi abbiamo rimixato. Don Moyer, batterista storico jazz, che saluto. E, <ride> Salutiamo anche Addirittura speriamo. Miles Davis voleva Don Moyer con lui. Insomma. Un gran, big personaggio, un big personaggio, lui. veramente. Quindi lui dice sempre quando parla degli altri, big personaggio. Big personaggio. E allora adesso insomma, diciamo, la cosa che è sicuramente pronta, che ha avuto una, un è stato limitata, diciamo, nel cofanetto, è eh, l'album dei paranoia, eh, diciamo. Sì. Nuovo da poter prendere in tutti gli store anche online. Ora e è online, questo sono oggi. due brani: un 45 giri, quindi sono due brani che da oggi in poi sono disponibili in tutti gli store. Se Amazon, volete rituffarvi negli anni 80, I Paranoia, sì. Claudio Citarella. E ci salutiamo qui, ci però salutiamo ti aspettiamo qui. con gli altri progetti, con Nazareno magari venite insieme. Beh quando finiremo, quando uscirà il libro con il disco, magari faremo un'altra. E salutaci un la Francia! Francia. Yes! Thank <laughs> you.